Prima di tutto ringraziare la Società Psicoanalitica Italiana, il Presidente Tanopoulos che si è reso attivo e partecipe di questa iniziativa, insieme alla Società Psicoanalitica Italiana e al Dipartimento di Lettere e Culture Moderne hanno qualche anno fa siglato un accordo di collaborazione scientifica e quindi questo incontro si inserisce all'interno di questo progetto avviato e di cui siamo responsabili scientifici Tito Baldini e io. Quindi è una lunga collaborazione che è cominciata molti anni fa. Ricordo l'iniziativa Parole dell'Io, mi fa piacere ricordarla anche perché è stato un progetto che abbiamo realizzato insieme a Fabio Castriota che nella sua era vicepresidente della SPI aveva sostenuto e aveva soprattutto contribuito con un intervento molto bello dedicato alla malinconia e a Giacomo Leopardi. Il progetto Parole dell'Io erano 10 autori della letteratura italiana, 10 opere e 10 parole. E l'ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri lo abbiamo dedicato alla leggerezza di Calvino e quindi questo in qualche modo è un appuntamento che ha tante cornici, la cornice dell'enciclopedia ma anche una storia, che è questa storia che è cominciata diversi anni fa. Io ho il compito di introdurre, quindi di usare poco tempo, però qualcosa vorrei dire e cioè vorrei anche spiegare perché questo incontro all'interno del ciclo Enciclopedia Calvino, perché direi che l'interesse di Calvino per la psicanalisi è un interesse piuttosto disseminato, disperso, un po' nascosto, un po' segreto. Le tracce le troviamo negli scritti giornalistici, editoriali e saggistici. Ricordo che nel 1946, proprio l'anno in cui Calvino stava completando la stesura del Sentiero dei Nidi di Ragno, ha pubblicato sull'Unità un articolo su Freud e il marxismo, il giovanissimo Calvino, ventenne appunto dell'età vostra, e all'interno di un dibattito sul Politecnico. Poi, tanto per citare qualche anno, tanti anni dopo, nel 62, sul Menabo, nella sfida al labirinto, definisce Kafka e Freud due maestri. Perché, dice Calvino, ognuno a suo modo sono entrambi duri, asciutti e secchi come chiodi. Freud ritorna in Cibernetica e Fantasmi e poi attraverso le riflessioni sui rapporti fra il gioco combinatorio e l'inconscio e ricordo soltanto in Collezione di Sabbia dice che con Freud, cito, si arriva a un'idea geologica e verticale di psicologia del profondo, fatta di strati sovrapposti. E infine si riferisce al seminario ventesimo, al capitolo Anelli di corda di Lacan, al rapporto fra il nodo Borromeo e l'inconscio nell'83. Ho citato un po' rapidamente questi anni e questi testi proprio per in qualche modo esprimere cosa intendevo per un rapporto costante e un interesse fondato lungo tutto il percorso del suo impegno intellettuale. Ricordo che sono appunto passaggi frammentari, ma la prova dell'interesse di Calvino e del rapporto dell'interesse proprio di Calvino con la psicanalisi è data da uno scaffale della biblioteca di cui appunto parleremo nel nostro incontro, che in qualche modo è la prova del nome. Ora sappiamo, abbiamo la prova che Calvino ha studiato a fondo testi di psicanalisi e voglio solo ricordare che questo scaffale, che è uno di cui si parlerà appunto nel B2, è al centro della biblioteca. Fra lo scaffale sul piano orizzontale, fra Gatta e Fourier, e sul piano verticale, sopra ci sono testi in opere in francese sull'eros e sul fantastico, e sotto la filosofia. Cioè, questo lo metto in evidenza perché fa parte sempre delle connessioni fra i saperi che in qualche modo la biblioteca racconta. Quindi, concludo semplicemente. Permettetemi 2 minuti, volevo
citare un'intervista del giugno dell'83 in cui, che è molto divertente perché Calvino si autointervista, cioè arrivano gli intervistatori e lui fa finta di intervistarsi da solo. E in questa intervista, diciamo questa mega intervista, si chiede, cioè chiede a se stesso: qual è la natura dei vostri sogni? Siete interessato più a Jung o a Freud? Risposta: dunque, potrei raccontare che una volta, dopo aver letto l'interpretazione dei sogni di Freud, sono andato a dormire. Ho sognato e alla mattina ricordavo perfettamente il sogno e ho potuto applicare il metodo di Freud al mio sogno, spiegandolo in ogni particolare. In quel momento ho creduto che cominciasse una nuova era, che da quel momento in poi i sogni non avrebbero avuto più misteri per me. Non era vero. È stata l'unica volta che Freud ha illuminato le tenebre del mio inconscio. Da allora in poi ho continuato a sognare come prima, a dimenticare i miei sogni o, se li ricordavo, a non capirne niente. Quindi non saprei dire qual è la natura dei miei sogni, se essi possono soddisfare di più un analista freudiano o un analista junghiano. Io sono un lettore di Freud perché lo trovo un ottimo scrittore. Quindi lascio subito la parola a Fabio Castriota. Prima legge lui, perfetto. No, sbagliato la scaletta, scusate. Allora, sì, io vedo su di lui. Allora, sì, allora lui sì. Legge prima di un intervento. Sì, no, vi porto soltanto Fabio Castriota, che è membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. E ho già ricordato lungo le piante queste nostre aule, appunto questo lontano incontro del progetto fra letteratura e psicanalisi, e ricordo che col Centro Sperimentale di Cinematografia organizza da anni diverse rassegne proprio sul rapporto fra psicanalisi e arte, e diversi titoli in campo letterario. Ricordo il romanzo Frammenti in ombra del 2021. Ho presentato ora, perché io poi ora mi tolgo e lascio subito la mia posizione a Stefano Mussana. Sì. Ecco. Allora, grazie moltissimo. Io lascerei intanto subito la parola a Gianni Garco, che ci accompagnerà anche in questo nostro incontro di oggi. Che Gianni Garco è un grande attore, vorrei soltanto dirvi qualche cosa di lui prima di lasciare non la lettura ma l'interpretazione di alcuni passaggi dei testi di Calvino. Dunque, Gianni Garco è in 60 anni ormai, si può dire, di carriera, è stato protagonista e ha coperto diversi ruoli di grande rilievo con più di 120 titoli tra cinema, teatro, televisione. È stato diretto da importanti registi italiani, ci sono soltanto Strehler, Lino Visconti, Luigi Pulcini, Magni, Luca Ronconi, eccetera. È rimasto anche famoso per il suo personaggio, che è diventato un cult internazionale nel film western italiano di Sartana. E poi c'è stata la sua performance più recente, che però purtroppo è stata interrotta all'inizio del Covid, perché in quel momento Gianni Garco era l'interprete di Padre Merlin nell'Esorcista di William Peter Blatty. Quindi io gli lascerei intanto la parola e lo ringrazio moltissimo di aver accettato il nostro invito. È un piacere, è veramente un piacere. Allora leggo una breve citazione dal saggio Identità in Civiltà delle Macchine. Come noto, io non sono soltanto io, ma insieme all'io devo considerare la presenza di un superio e di un inconscio che vanno per conto loro. Adesso, per esempio, questa pagina non si sa fino a che punto la sto scrivendo io e fino a che punto non è il mio superio o il mio inconscio a scriverla, e l'inconscio poi può anche essere non mio, ma un inconscio collettivo bello e buono. Grazie molto.
Allora, io spenderò adesso, ruberò soltanto qualche minuto della vostra attenzione, dirò soltanto qualche parola introduttiva, non tanto al tema relativo direttamente al rapporto tra la psicanalisi e Calvino, che ci parleranno i nostri colleghi, ma diciamo più in generale, perché credo che è importante capire qual è il senso del rapporto che la psicanalisi ha intessuto sempre col mondo dell'arte ed in particolare della letteratura. È un rapporto veramente sempre stato un rapporto molto intenso e che è cominciato chiaramente col fondatore, perché Freud, lo sapete, era molto interessato a questo rapporto, soprattutto con la letteratura, ma in una chiave che forse a noi adesso interessa un po' di meno, o meglio, interessa parzialmente, nel senso che Freud era molto interessato ai grandi autori, al rapporto tra gli autori stessi, basti pensare a Dostoevskij, per esempio, con i personaggi, e anche al tentativo di trovare all'interno dei personaggi stessi una relazione con il lettore, ma anche con l'autore stesso, insomma, una lettura psicoanalitica dei testi. Ecco, diciamo che noi, forse in chiave più moderna, adesso, come dire, abbiamo un tessuto, un rapporto con gli artisti che è più legato, direi, ad essere un po' compagni di viaggio in una sorta di ricerca. Una ricerca di che cosa? Che dov'è che la psicanalisi e l'arte vanno un po' a braccetto? Beh, diciamo, si potrebbe, un discorso lunghissimo, ma proprio per essere brevissimi, diciamo che il tema forse più importante è quello della rappresentazione. L'artista ha indubbiamente la capacità di entrare in contatto con i livelli più profondi della mente e, attraverso la sua arte, di in qualche modo riuscire a farci prendere contatto con questi livelli, tramite il suo lavoro formale, eccetera. Noi nella stanza d'analisi facciamo, diciamo, qualche cosa di analogo. C'è comunque un punto in comune, come dire, che riguarda veramente entrambi questi, diciamo, questa ricerca, perché si potrebbe dire che è il tentativo di avvicinarsi proprio alla lingua segreta, dovremmo dire, della nostra psiche, cioè a quei nuclei germinativi dove in qualche modo c'è proprio anche il senso della creatività, che vale per l'artista e vale molto per il nostro lavoro. A questo proposito, io vorrei fare una brevissima citazione che ho avuto, che è una citazione di Paul Klee, il quale scriveva nei suoi diari questo: missione dell'artista, noi lo dobbiamo dire anche nella rivista in un certo senso, è di penetrare nei limiti del possibile il terreno segreto nel quale si determina lo sviluppo delle leggi primarie. Quale artista non vorrebbe afferrare l'organo centrale dal quale tutte le funzioni derivano la loro vita, scrive Proclus, nel grembo della natura, nel terreno originale della creazione, dove è nascosta la chiave di tutte le cose, il nostro cuore che batte ci guida verso l'interiorità più profonda, verso il terreno originale. In questo viaggio, finisce, non si tratta di riprodurre ciò che si vede, ma di rendere visibile ciò che viene segretamente percepito. Ecco, in questo senso, credo sia molto vicino al nostro lavoro, e per finire volevo ricordare anche una battuta del nostro grande psicoanalista inglese Bion, il quale, riferendosi agli analisti, diceva: ma voi avete capito che tipo di artisti voi siete? Siete pittori, siete scultori, siete scrittori, chi siete? Perché se voi psicoanalisti non avete individuato qual è la vostra parte artistica, praticamente non avete capito nulla del vostro lavoro, a proposito della creatività. E terminerei con una frase insomma, che secondo me è molto folgorante, perché è una frase di Nietzsche, che adesso non trovo, quindi vado a memoria, che diceva: senza l'arte noi saremmo sopraffatti dalla realtà. E quindi, sul nome di queste brevissime, scusate il tempo che vi ho preso, considerazioni, adesso avremo una serie di nostri colleghi che interverranno. Il primo che interverrà sarà il nostro collega Stefano Pussano, però prima di presentarlo ascolteremo ancora da Gianni Garfo alcune parole scelte dalle città invisibili e dalle lezioni americane per quanto riguarda il capitolo sull'esattezza. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà,
Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto da non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Poi dal capitolo Esattezza in lezioni americane, un simbolo più complesso che mi ha dato le maggiori possibilità di esprimere la tensione tra razionalità geometrica e groviglio delle esistenze umane è quello della città. Il mio libro, in cui credo di aver detto più cose, resta Le città invisibili, perché ho potuto concentrare su un unico simbolo tutte le mie riflessioni, le mie esperienze, le mie congetture, e perché ho costruito una struttura sfaccettata in cui ogni breve testo sta vicino agli altri in una successione che non implica una consequenzialità o una gerarchia, ma una rete entro la quale si possono rintracciare molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate. Grazie, grazie molto. Allora, cominciamo con il nostro collega Stefano Lussano, vi dico due cose anche di lui. Stefano è uno psichiatra e chiaramente psicoanalista, membro ordinario della nostra società, e quindi vale per tutti anche gli altri colleghi che presenterò, quindi siamo tutti, come dire, membri della SPIEGI, ma e automaticamente anche colleghi dell'ICA, che per chi non lo sa, l'International Psychoanalytic Association, tra poi tutte quante le società mondiali ad orientamento, diciamo, freudiano. Stefano Lussano ha varie aree di interesse, come quella della fine dell'analisi, il tema anche del sonno, tutte le sue diverse sfaccettature ed espressioni. Tra le sue pubblicazioni ricordo come sulla rivista di psicoanalisi e sull'International Journal of Psychoanalysis, e più di recente Lussano ha anche collaborato ad un libro importante che è L'ascolto psicoanalitico in emergenza, che è stato curato dal nostro collega Anna Lupo. Allora gli lascio volentieri la parola. Posso prendere questo? Così è più comodo. Mi fa molto piacere essere qui, spero che ci sia un dialogo tra noi relatori e tra noi e voi studenti, ecco, quindi questa è la cosa che dire. La seconda è che il mio intervento lo scriverò per questi tre punti, che riguardano un po' da Calvino la psicoanalisi. La biblioteca Calvino, le città invisibili, e la posizione di Calvino rispetto alla psicoanalisi. Inizio. Una fra le moltiplici modalità con cui si può prendere visione del rapporto tra Calvino e la psicoanalisi è quella di poter pensare alla sua biblioteca romana assentata in Campo Marzio, mirabilmente ricostruita alla Biblioteca Nazionale, e farsi guidare da chi lo ha letto e studiato in modo consistente, approfondito e appassionato. In una miriade di scaffali sono contenuti innumerevoli volumi omicidi del sapere umano. Per quanto riguarda il nostro interesse specifico che concerne la psicoanalisi, si individuano nella biblioteca Calvino due scaffali che potremmo chiamare rispettivamente quello freudiano 7D e quello jungiano 21F. Questo lo propongo con una certa arbitrarietà, in quanto sono presenti testi di molti altri autori del campo analitico, ad esempio Lacan, e fuori campo, ad esempio Sevigliani, Piaget, Carta e Carlo, per un totale di circa 100 libri per entrambi gli scaffali. Sembra che la scissione avvenuta nel mondo analitico abbia un corrispettivo nella biblioteca calviniana.
Personalmente mi occuperò solo di alcuni scritti dello scaffale freudiano che conosco e hanno avuto una risonanza emotiva per il tema che stiamo trattando. Lo scaffale freudiano penserei di distinguere in quattro sottogruppi. Quello dei padri fondatori, Freud, Jung, si trovava anche in questo scaffale. Quello dei figli innovatori, Winnicott, Resnick, Maternau e Facchinelli. Quello di coloro che hanno fatto dialogare la psicoanalisi con la vera Leste, l'arte amare e l'arte figurativa, Fromm e Gombrich. E quello di coloro che sono stati in qualche modo detrattori della psicoanalisi, Reich e Jervis. Di Sigmund Freud sono presenti i seguenti libri, l'interpretazione dei sogni del 1899 e la traduzione della lingua italiana e francese, Psicopatologia della vita quotidiana, Il morto di spirito, la storia passione con il conscio, Totem e il tabù della moglie Cecita, Caducità, il perturbante del 1919, Casi clinici e strage sull'arte della letteratura del linguaggio, Indici e bibliografia. Come vedete, rimangono fuori da questo gruppo gli scritti di tecnica e teoria psicoanalitica, come quelli di metapsicologia, di Olesi e compagni di psicoanalisi, forse probabilmente di interesse specialistico. I libri di Freud che sono stati selezionati con cura da Calvino sembrano seguire un filo conduttore. Lo scrittore individua nelle sue opere la via regia attraverso il sogno della sua interpretazione, delle vie collaterali, le chiamerei, attraverso la psicopatologia della vita quotidiana, cioè lapsus e atti mancati, e il moto di spirito, che portano a contattare, ad ascoltare e a ricevere l'inconscio. Il potente discorso è anche imperturbante come qualcosa che suscita spavento in quanto è sconosciuto, potendo coincidere la lingua tedesca con il suo contrario di significato ambivalente, sia tranquillo e familiare, sia nascosto e pericoloso. E tutto questo descrive efficacemente una caratteristica dell'inconscio. Concludo la breve analisi con un libro sui cinque casi clinici, a cui lo scrittore fa riferimento nella sua opera incompiuta e postuma I cinque sensi. Leggere dal punto di un caso clinico di Freud doveva stimolare in modo particolare lo scrittore di racconti fantastici e creativi come Calvino, per mettere a confronto diversi stili e diversi scopi nella funzione dello scrivere e l'intenzione di dialogare con modo aperto e con il pubblico di lettori. Nella generazione successiva ai padri fondatori, metterei in evidenza l'analista e pediatra Donald Winnicott con il suo scritto Il bambino, la famiglia e il mondo esterno, 1965, che consente a Calvino di esplorare in molto bambino e con il suo sviluppo della sua infanzia in relazione alla capacità prudente della madre. Calvino ricorda nelle edizioni americane quando da bambino, tra 3 e 6 anni circa, ha iniziato a raccontarsi delle storie nella propria mente. Sua madre, fin dall'epoca della sua nascita, aveva acquistato e legato le annate di una collezione estesa del giornalino per bambini Il Corriere dei Piccoli. Vedendo nei figuri molteplici racconti, prima di essere capace di leggere, Calvino bambino incominciava a immaginare, a farsi un film di quanto visto, creando immagini a sua volta, narrando altri possibili tramite mondi paralleli di storie infinite. Interpretava le scene in modi diversi, produceva delle varianti in modo estensivo, contaminava una serie con l'altra, immaginava nuove serie, i personaggi secondari diventavano i principali e i personaggi principali diventavano i secondari. Si può dire che, utilizzando proprio una sua affermazione, fantasticava dentro le figure in successione e leggeva le figure senza parole. A qualche piano della sua mente, il bambino avrebbe potuto incominciare a pensare a quello che avrebbe voluto essere da grande. Naturalmente la sua attenzione dei bambini si è rafforzata da quando è diventato padre di Giovanna. Salomon Resnick, che Calvino aveva conosciuto, è presente nella biblioteca Calvino con il suo libro Il teatro del sogno, 1982. In L'esperienza psicotica, di 4 anni dopo, parla di un paziente che indossa una crazza che serve per esistere, come il cavaliere inesistente di Calvino, inesistente fuori dalla sua natura. Poi penso che questo ci parlerà anche a Malassarra. Resnick analizza molti anni dopo, in Biografia dell'inconscio del 2006, Resnick analizza approfonditamente la questione relativa alla visibilità della coscienza e all'invisibilità dell'inconscio e sul come poter rendere visibile quest'ultimo nel trattamento analitico, per mezzo del lavoro interpretativo sui sogni propriamente detti e sulla messa in scena nel teatro dell'analisi dello spirito dello spettro dell'onirico, dalle rivelazioni alle trasformazioni in sogno ai pensieri onirici della legna. Ci troviamo in un mondo sconosciuto, ignoto, oscuro, occulto, misterioso, enigmatico, indicibile.
L'inconscio può essere pensato anche come la nostra biografia, nel senso che esso scrive la nostra vita e l'esperienza analitica ce la può far intravedere. In questo libro si discute su come poter rappresentare l'inconscio, su quale metafora lo rende comprensibile. Resnick pone la domanda a Bill, di cui parlavo prima anche Fabio Castellotta, il quale non si rinale così risponde. L'inconscio è una nozione spesso mistificata, considerata come irreale e immateriale. Invece per me l'inconscio esiste ed è reale, reale e vivo come un albero. La globalità dell'albero non è costituita solo da ciò che appare all'osservatore, ma la sua globalità include ciò che è sottoterra, le radici. L'albero della vita descrive simbolicamente la realtà psichica, rappresentando così come il tronco, i rami, la mente conscia e il colore delle radici sotterranee, la mente inconscia. Se penso di Bill Calvino, mi viene in mente l'immagine del guardone lampante, di un personaggio che per prima una vita piena stava su un albero o tra gli alberi e non ne scende più. Si tratterebbe da una parte di una forma di regressione con bisogno di sperimentare un ritorno alle origini e dall'altra di una ricerca di dipendenza da un essere vivente con un albero che nutre, protegge e sostiene. E tutto questo evolve nella storia del protagonista, consentendogli di progredire e crescere verso l'indipendenza. Il contributo di Ignazio Montebianco, anche presente nella biblioteca Calvino con il suo libro L'inconscio come i segni infiniti del 1975, può essere pensato dal punto di vista dell'estensione del campo di ricerca dalla dinamica psicologica conscio-inconscio a quella fisica finito-infinito, con l'integrazione essenziale di modi di intendere, tenendo a mente l'arte e la poesia. In questo caso mi viene in mente Calvino quando bambino osservava le immagini del Corriere dei Piccoli come una serie di come una sorta di insieme finito, e lui lo trasformava in insieme infinito di racconti che si potevano, da un tronco d'albero, ramificare in tutte quante le direzioni, essere tagliati e tornare a ricrescere, e crescere fino a perdersi nel definito colore blu o nero del cielo soleggiato o stellato. Questo infinito caratterizzante l'inconscio, allo stesso tempo, sembra essere la fonte inesauribile della creatività dell'artista. Se avessi potuto regalare a Italo Calvino un libro per la sua biblioteca di psicoanalisi, avrei inserito il testo della Klein, Invidia e Gratitudine, e di Bion, Cogitations, come suo laboratorio di idee. Mi soffermo un attimo su quest'ultimo autore, il quale sostiene che un bambino, possiamo dire anche un paziente, ha bisogno di relazionarsi a una madre, possiamo dire anche un analista, che di fronte delle angosce intollerabili sia capace di una funzione di reverie, che consente nell'attivare la mente in un processo di trasformazione di esperienze emotive e impressioni sensoriali in immagini visibili che sono gli elementi costitutivi dei sogni e vengono chiamati pensieri mirici della veglia, i quali hanno un loro corrispettivo nella possibile verbalizzazione di derivati narrativi. Ho voluto approfondire questo discorso su Bill perché ritengo che Calvino, nella sua opera, abbia fatto costantemente dialogare sogno e realtà, non solo proponendo di trasformare il sogno in realtà, ma anche proponendo di trasformare la realtà in sogno. Cioè, quindi c'è una, diciamo, una circolazione bidirezionale fra le due cose, fra sogno e realtà. Il libro di Calvino, che secondo il mio modo di vedere offre infiniti spunti di riflessione per questioni di interesse psicoanalitico, è probabilmente le città invisibili. Marco Polo descrive a Kublai Khan città reali e immaginate, quindi andiamo da reale al sogno. Le città rappresentate diventano il simbolo della complessità, del disordine e del dramma della realtà in cui viviamo. Le città immaginarie sono proprio come sognare di sogni sognati o sognare di sogni non sognati. A metà del testo, Marco Polo dice che le città sono come i sogni, sono costruite e nascondono desideri e paure. Il libro viene definito in quarto di copertina dallo stesso scrittore un onirigramma, che bel termine. Uno scritto sul sogno, potremmo dire notturno di uno sulle 24 ore. Un ideale, se è una cosa ve lo dico così sinceramente. Io direi che è importante che ognuno di noi non abbia un onirigramma piatto, perché quella è non vita. Ecco, farei come questa stessa, noi pensiamo all'elettrocardiogramma, no? O all'elettroencefalogramma. Ecco, mi pare che è anche importante non avere l'onirigramma piatto. Per l'esistenza concreta di una persona l'onirigramma deve essere attivo, deve essere vivo.
A proposito di valori, di rapporto alla realtà, Calvino scrive alla fine dell'opera che noi uomini possiamo negare e trovare il coraggio di vivere con consapevolezza e responsabilità. E qui c'è il pezzo che ha letto l'attore e io, dopo che l'ha letto lui, l'ho letto così bene. Beh, non è così. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è, è quello che è già qui. L'inferno che viviamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a noi, accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continuo. Cercare a saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è l'inferno e farlo durare e dare spazio. Nelle lezioni militari, per la sua santizia e non della disabilità, Calvino afferma. Un simbolo più complesso che mi ha dato le maggiori possibilità di esprimere la tensione tra razionalità geometrica e groviglia dell'esistenza umana è quello delle città. Il mio libro in cui credo di aver detto più cose resta le città invisibili, perché ho potuto concentrare su un unico simbolo tutte le mie riflessioni, le mie esperienze e le mie congetture, e perché ho costruito una struttura sfaccettata in cui ogni breve testo sta vicino agli altri, una successione che non implica una conseguenzialità o una gerarchia, ma la rete entro la quale si possono tracciare molteplici percorsi e ricavare conclusioni fluide e ramificate. Ecco, queste ultime parole veramente le sottolineo tutte. Qui riprendo io. Bisogna essere esploratori come Marco Polo o Cristoforo Colombo, o in tempi più recenti come Freud o Calvino, per viaggiare la mente in tutte quante le direzioni possibili, così da poter tracciare molteplici percorsi e ricavare conclusioni fluide. Avvicinerei l'ultima pagina delle città invisibili, l'inferno dei viventi, a quelle analoghe del romanzo La coscienza di Zeno di Dello Svevo. La vita umana attuale è malata alle radici, autore che ha una certa familiarità con la psicoanalisi. Calvino, nelle ultime pagine delle lezioni americane, cita la loro di Svevo, valorando l'ipotesi di una consistente sintonia tra i due Italo. Come Resnick, attraverso Pirna, ha utilizzato la metafora delle radici dell'albero, della vita, per rappresentare l'inconscio, così Calvino, ed è questa è la mia impressione, ha usato per simboleggiarlo la metafora delle città invisibili, con i suoi sotterranei e molto di più. E molto di più. Farei notare che Calvino declina al plurale le città invisibili, come anche noi analisti abbiamo trasformato l'inconscio in gli inconsci, nella duplice concezione di inconscio rimosso e non rimosso. Io penso che il discorso sviluppato da Calvino in queste pagine non riguarda solo la letteratura, ma concerne anche la psicoanalisi, che possono avere in comune uno scopo curativo, nel senso di intervenire, ciascuno dei due con i propri strumenti, su di un male oscuro. Una buona psicoanalisi di conclude, rispetto alla sofferenza intensa portata dal paziente, se si avanzano molteplici congetture sui più intimi recessi della mente e si compiono plurime esperienze di carattere emotivo in senso trasformativo, che consente una crescita psicologica nella relazione analitica e nella realtà quotidiana. E vado a concludere. Qual è la posizione di Calvino rispetto alla psicoanalisi? Per provare a rispondere a questa domanda, prendiamo le mosse dalle lezioni americane, da quella che riguarda la visibilità, in cui Calvino afferma che bisogna incominciare la nostra esplorazione dall'idea di immaginazione, che può essere la prima attività mentale di introspezione psicologica in riferimento alla psicanalisi e della creatività artistica in riferimento alla letteratura. In questo percorso travagliato, Calvino si fa accompagnare da Starobinsky, un critico letterario psichiatra svizzero, che costituisce un ponte di collegamento tra letteratura e psicoanalisi, il quale nel saggio sull'impero dell'immaginario in L'occhio vivente del 1970 propone una distinzione tra una parte di idea dell'immaginazione come strumento di conoscenza dell'individuo che coesiste con la conoscenza scientifica e dall'altra l'idea dell'immaginazione come identificazione, comunicazione e partecipazione con la verità del mondo e con l'anima dell'universo. Entrambi questi orientamenti espressi in maniera sintetica fanno riferimento alla realtà psicoanalitica nel suo complesso e più nello specifico il primo a Freud e il secondo a Jung. A questo punto Calvino si rivolge una domanda assai scomoda per capire qual è il proprio modo di intendere l'idea di immaginazione. Si cala in ambedue le correnti sopracitate, potendole sentire come un suo patrimonio personale, ma proseguendo oltre in questa elaborazione evolutiva, la propria identità come uomo e come scrittore ha bisogno di respirare e di muoversi, di percepirsi e di pensarsi in modo più libero e autonomo.
In altre parole, Calvino pare un profondo conoscitore della letteratura psicoanalitica, ma non sente di appartenere né a Freud né a Jung. Lo scrittore aderisce a una terza corrente, ed è qui cito Calvino, ma c'è un'altra definizione di cui mi riconosco pienamente, ed è l'immaginazione come repertorio del potenziale, dell'ipotetico, di ciò che non è, non è stato e forse sarà, ma che avrebbe potuto essere. Ecco, in questo Calvino si avventura in un altro tempo, in un altro luogo, per far vivere nella creazione artistica i personaggi dei suoi racconti, vite non vissute. Prendono vita come protagonisti delle sue storie coloro che avrebbero potuto essere o avrebbero voluto essere. Calvino sostiene che questa terza corrente nel lavoro di Starobinsky viene concettualizzata da Giordano Bruno, secondo cui lo spirito fantastico sta in un mondo mai compiuto di forme e di immagini. La mente dell'artista, in qualche occasione la mente dello scienziato, funziona associando immagini per scegliere tra le infinite forme del possibile e dell'impossibile. In altri termini, come dice in modo efficace Calvino, un pensare per immagini. La terza corrente in cui Calvino si riconosce mi fa pensare al poeta John Keats, quando parla della capacità negativa. Ho capito, qui cito Keats, ho capito qual è la qualità che ci vuole per formare un uomo di successo, in particolare in letteratura. Intendo dire la capacità negativa, cioè quando un uomo è capace di stare nell'incertezza, nel mistero del dubbio, senza l'impazienza di correre dietro ai fatti e alla ragione. L'idea dell'immaginazione in letteratura e in psicanalisi trae il suo nutrimento vitale dal potenziale dall'ipotetico, dall'incertezza e dal dubbio, da ciò che non è né è stato né forse sarà e che sarebbe potuto essere, e dal vivere, e dal vivere una vita non vissuta che vuole essere sognata per poter diventare forse reale. Scusate. Grazie, perché così velocemente ci ha fatto entrare, diciamo, un po' il grande tema del rapporto appunto di Calvino con la psicanalisi, con tante citazioni, per cui anche confermo molto questo riferimento che facevi anche a Cristoforo Colombo, che diceva che scriverà nel suo diario di bordo: il mare darà all'uomo nuove speranze come il sonno dovrà i sogni. Quindi direttamente un riferimento molto, molto interessante. E sul tema anche che tu proponi, questo riguarderemo dopo, l'appartenenza di Calvino a quale corrente, a quale pensiero, penso che l'esperienza della vita di Calvino, che è stato partigiano fino a insomma, un'esperienza di vita così complessa, questo sarebbe interessante parlarne dopo. Comunque, stringiamo i tempi, perché magari se lo facciamo prima anche dopo noi di dialogare. Dunque adesso, prima di presentarvi anche Andrea Baldassarro, vedete che sembra un'altra breve lettura da un brano straordinario dal cavaliere esistente. E voi? Il re era giunto di fronte a un cavaliere dall'armatura tutta bianca. Solo una leghina nera correva torno lungo i bordi. Per il resto era candida, ben tenuta, senza un graffio, ben rifinita in ogni giunto, sormontata sull'elmo da un pennacchio di chissà che razza orientale di gallo cangiante d'ogni colore dell'iride. Sullo scudo c'era disegnato uno stemma tra due lembi d'un ampio manto drappeggiato, e dentro lo stemma s'aprivano altri due lembi di manto con in mezzo uno stemma più piccolo che conteneva un altro stemma mantato più piccolo ancora. Con disegno sempre più sottile era raffigurato un seguito di manti che si schiudevano uno dentro l'altro, e in mezzo ci doveva essere chissà che cosa, ma non si riusciva a scorgere, tanto il disegno diventava minuto. «E voi lì, messo su così impulito», disse Carlo Magno, che più la guerra durava,
meno rispetto della polizia gli capitava di vedere. Io sono, la voce giungeva metallica da dentro l'elmo chiuso, come fosse non una gola, ma la stessa armatura vibrare e con un lieve rimbombo d'eco. Agilulfo Emo Bernardino dei Guildiverni e degli altri di Corbentrazze Sura, cavaliere di Serimpia, Citeriure e Fez. Aha! Fece Carlo Magno e dal labbro di sotto sporto in avanti gli uscì anche un piccolo strombettio, come a dire, dovessi ricordarmi il nome di tutti, starei fresco. Ma subito aggrottò le ciglia. E perché non alzate la celata e non mostrate il vostro viso? Il cavaliere non fece nessun gesto. La sua destra, inguainata da una ferrea e ben connessa manopola, si serrò più forte alla ragione, mentre l'altro braccio, che reggeva lo scudo, parve scosso come da un brivido. «Dico a voi, ehi, paladino!» insisté Carlo Magno. «Com'è che non mostrate la faccia al vostro re?» La voce uscì netta dal barbazzale. «Perché io non esisto, sire!» «Oh, questa poi!» esclamò l'imperatore. «Adesso ci abbiamo in forza a quel cavaliere che non esiste. Fate un po' vedere!» Agilulfo parve ancora esitare un momento, poi, con mano ferma ma lenta, sollevò la celata. L'elmo era vuoto. Nell'armatura bianca dall'iridescente cimiero non c'era dentro nessuno. Ma, e quante se ne vedono, fece Carlo Magno. E com'è che fate a prestar servizio se non ci siete? Con la forza della volontà, sire, disse Agilulfo, e con la fede nella nostra santa causa. Già, ben detto, è così che si fa il proprio dovere. Beh, per uno che non esiste siete in gamba. Grazie. Allora, ricordo questa indicazione di questa di questo bellissimo brano che Gianni Gatti ci ha veramente interpretato molte delle sue cose, ad Andrea Baldassarre, che appunto ha scelto il Cavaliere Resistente come traccia, come spunto, come drago un po' per il suo intervento. Anche di lui vi dico qualche brevissima nota. Andrea è un psichiatra, anche come noi, un psicanalista, però anche funzione di training, quindi insegnamento e formazione dei giovani analisti della società psicanalitica, e ha scritto veramente moltissimo, si è occupato anche di tantissimi argomenti. Vi cito soltanto i testi che ha scritto sulla psicosi, gli stati limite, le esperienze del lutto, della melanconia. Ha curato tra l'altro un libro importante su Green, la clinica psicoanalitica contemporanea di Green, e poi diversi volumi come Perché il male, la psicoanalisi e i processi distruttivi, poi un altro della passione del negativo. Tra gli ultimi lavori è Salvare studi di formazione, perché Andrea ha un legame molto forte con la psicoanalisi e la cultura della letteratura psicoanalitica, non solo se avete qualche letteraria francese. E fra gli ultimi lavori vorrei ricordarvi alcuni titoli che danno consenso della sua ricerca. Uno è Oltre il negativo, l'aldilà del principio di piacere è la fine del piacere, oltre il negativo, e per finire L'imprevisto, rischiare di guardare. Anche a lui ringraziamo molto per aver accettato il vostro invito e gli lascio a quelle che della parola. Innanzitutto io faccio un ringraziamento che non è di grammatica, non è, perché avere avuto la possibilità, l'emozione addirittura, di rileggere Calvino a distanza di tanti anni,
Beh, per me è stata una riscoperta straordinaria, soprattutto il Cavaliere Inesistente, di cui avete sentito una piccola parte iniziale, e per me è stata la scoperta e la riscoperta di un'emozione straordinaria, non solo per la scrittura così limpida, così precisa, così nitida, così perfetta, la scelta dei termini, anche dei nomi dei personaggi, sono straordinari i nomi dei personaggi, ma proprio vi posso dire che ho passato alcune sere tra le più piacevoli degli ultimi mesi, se non degli ultimi anni, a leggere Il Cavaliere Inesistente e gli altri libri e trovandomi io stesso da solo, alla fine di una giornata magari a letto, a ridere, io soltanto leggendo le pagine di Calvino, soprattutto Il Cavaliere Inesistente. Poi vabbè, un po' per dovere, insomma, ho letto anche, riletto anche Il Barone Rampante, Il Visconte Dimezzato, ma poi mi sono soffermato negli ultimi giorni su Palomar, che insomma è già stato nominato, e che su quale mi hanno colpito alcune cose che vi voglio riferire, vi voglio raccontare. Innanzitutto io non ho una grande, come dire, vocazione, né credo che la psicoanalisi debba, come dire, tradurre l'arte o la letteratura in qualcos'altro, insomma, no? Quindi ho qualche diffidenza verso la cosiddetta psicoanalisi applicata, no? Anche se ci ha dato testimonianze interessanti. Ma credo piuttosto, in questo, come dire, il debito freudiano è evidente, che siamo noi che impariamo dalla letteratura o dall'arte. Cioè, in fondo, Freud con la questione dell'Edipo non è che ha dato una lettura, ma ha appreso dall'Edipo qualcosa. Quindi io credo che noi ci troviamo nella posizione forse più interessante di apprendere qualcosa. Allora, in questa posizione duplice, no, di lettore, ascoltatore, critico, ma critico nel senso di cercare di trovare dei legami, delle connessioni, ho immaginato di identificare alcune questioni fondamentali, a mio parere, alcune, soltanto alcune, che sono presenti sia nella raccolta dei nuovi antenati che in Palomar. E io credo che tutto, e non sono certamente il primo, anzi è stata forse la prima cosa che è stata letta, è la questione dell'identità. Cioè, in qualche modo io credo che tutta la riflessione, tutta la ricerca di Calvino ruota intorno ad una questione in fondo irrisolvibile, no? Che cos'è l'identità? Che cos'è che fa di un soggetto umano un essere umano? Si possono dare tante risposte, ma io credo che nello scrivere questi romanzi, cioè I Nuovi Antenati, è come se, credo inconsapevolmente, non penso, anche se certo fa impressione che nella biblioteca di Calvino fossero presenti molti classici, ma non solo Freud, ma anche Lacan, cioè gli scritti che pare siano stati studiati, e cosa non da poco, perché gli scritti di Lacan sono tra i test più ermetici, più problematici, più difficili, ma anche due seminari importanti come l'11º, il seminario sui 4 concetti fondamentali della psicoanalisi, e il 20º, che ancora, che sul godimento femminile, altra questione assai complicata e che su cui nasce in fondo la psicoanalisi, no? Cioè in fondo la psicoanalisi nasce su questa questione. Che cos'è che fa godere un'isterica, se posso dirlo molto rozzamente, brutalmente, insomma. Però quello che mi ha sollecitato, no, è stato che in fondo è come se nei nostri antenati Calvino identificasse dei tipi, dei modi di essere, delle particolarità di presentazione dell'essere umano. Certo, Il Cavaliere Inesistente, che credo sia l'ultimo della serie, e tra l'altro mi ha fatto impressione scoprire, perché che ha scritto questi romanzi intorno ai 30 anni, poco più, insomma, poco meno, poco più, quindi giovanissimo, però già con una maturità stilistica ma anche di pensiero straordinaria, cioè con una saggezza che si direbbe delle persone avanti, mature,
De Cera, era un giovanissimo scrittore. Ebbene, il Cavaliere inesistente sicuramente, come voi avete sentito, tra l'altro io mi ricordavo questa, non c'è in questa parte della lettura, ma che prima di questo che è stato appena letto, Carlo Magno passa in rassegna a tutti quelli dell'esercito. Bisognava leggere sì, per arrivare a questa pagina. Sarebbe stato troppo lungo. Purtroppo. Sì. Sarebbe stato troppo lungo, però ad ognuno dice, e chi siete voi? Tutto attaccato, no? E questi dico, sono Tizio, Caio, tutte queste... Il tormentone. No? Queste cose così. E poi arriva di fronte a questa figura che non esiste e che è, come dire, pone una questione. Quando è che un essere umano esiste, o almeno ha un'esistenza che vale la pena, che valga la pena di essere vissuta? In fondo la questione del... In psicoanalisi si parla molto di soggettivazione, si parla molto di soggettività, cioè che cos'è che fa di un essere umano un soggetto? Che cos'è che fa della sua vita una vita, come dire, che valga la pena di essere vissuta? Il Cavaliere inesistente è una figura emblematica, perché sembra... come dire, anche a distanza di 50 anni, non so, no? Sembra tracciare una problematica assolutamente contemporanea, no? Cioè, tantissimi nostri pazienti, ma non c'è bisogno di essere pazienti di uno psicoanalista, credo che sia una delle questioni più pressanti dei nostri tempi. Cioè, vi racconto soltanto un aneddoto per farci intendere. Una paziente, proprio pochi giorni fa, due o tre giorni fa, molto giovane, una trentenne, insomma, mi diceva, parlavano del fatto che un tempo il futuro era desiderato, no? Era una spinta verso qualcosa, voglio diventare astronauta, voglio fare, cioè c'era questa spinta verso il futuro. Poi sembra che negli ultimi anni ci sia stato invece, oggettivamente, per tutto quello che è accaduto, che sta accadendo, una certa angoscia del futuro. No? Quindi, come dire, il futuro è qualcosa che ci preoccupa, che ci fa paura, che ci inquieta. E mi ha colpito che nelle parole di questa ragazza ci fosse io adesso al futuro non penso più, cioè non, come dire, lo cancello, non esiste. E in qualche modo mi sembra che la questione del Cavaliere inesistente è un po' questa: che cos'è che fa esistere? Che cos'è che dà il senso di un'esistenza? Il Cavaliere inesistente è l'ultimo, no, del... pone la questione dell'identità. Ora, in psicoanalisi tradizionalmente non parliamo tanto di identità, ma di identificazione. Come dire, che si costruisce un soggetto, lo dico sommariamente, a partire dall'identificazione con altri, altro, qualcosa che si assume su di sé, e con il tentativo, non sempre riuscito, di disidentificarsi. Lo dico rozzamente quando uno dice io non voglio essere come mio padre, no? Quindi, come dire, voglio disidentificarmi, voglio... È chiaro che è un'operazione che riesce fino a un certo punto, perché ciò che viene assunto e ciò che viene lasciato in realtà permane a livello profondo, a livello inconscio. Ora, è molto bello il Barone Rampante, e questo ringrazio Laura che mi ha fatto notare qualcosa di significativo, perché forse è quello più complesso, quello più ricco, quello più denso, ma che in fondo ha al suo centro una questione che io credo che in Calvino sia ubiquitaria, cioè che è la questione della follia. Cioè io credo che Calvino esplicitamente, infatti di Cosimo, del Barone Rampante, a un certo punto si dice è matto, è ammattito, ma adesso a parte questa dimensione, come dire, evidente, sarà veramente così matto Cosimo? Ma anche lì c'è una questione identitaria, no? Come dire, cioè voler assolutamente conservare qualcosa, no? Assolutamente non accettare che qualcuno ti imponga un modo di essere. E la follia credo che sia qualcosa che attraversa tutti gli esseri umani. Non è appannaggio solo di quelli, diciamo, più sfortunati che finiscono nelle mani degli psichiatri, ma che è una cosa che attraversa l'esistenza e che si manifesta in tantissimi modi diversi. Magari l'arte è un modo per, come dire, per dare una forma alla follia, no? Per darle una forma e comunicarla.
e avere anche la possibilità di tornare indietro. Il problema è quando si entra in un mondo e non si riesce a tornare indietro. Ma comunque il Barone Rampante mi sembra che adolescente, preadolescente, disubbidisce, non vuole assolutamente, come dire, assumere su se stesso una propria identità che non vuole essere quella imposta da un altro. E questo lo considererà per tutta la vita, in tutti questi assurdi, folli viaggi che in realtà si svolgono su questi alberi, da un albero all'altro, amori, desiderio, sesso, battaglie, crisi, quelle cose assurde, a un certo punto quelle pagine sull'incontro con gli spagnoli che stanno anche loro sugli alberi, insomma, che fa veramente ridere, però in realtà è drammatica, cioè voglio dire, sotto questa leggerezza della scrittura di Calvino ci sono dei drammi, che è il dramma dell'esistenza stessa, per questo volevo arrivare a Padova. Però prima c'è anche il Visconte Dimezzato, però non so quanto tempo ho, non so se... Il Visconte Dimezzato, dico solo due parole, è il primo, forse il più asciutto, il più, non so se dire più semplice, però pone una questione straordinaria, cioè della scissione. Cioè, noi, gli psicoanalisti, considerano la scissione un meccanismo di difesa, lo dico anche questo molto sommariamente, fondamentale, e che non è appannaggio solo delle patologie più o meno importanti, ma che è una modalità di difesa dall'angoscia, dalle relazioni, che consente in qualche modo di eliminare qualcosa. Cioè, questo no, questo via. È interessante che nel Visconte Dimezzato ci sia questa spaccatura per cui c'è una parte che continua ad agire, a vivere e a distruggere. Tant'è vero, si potrebbe anche fare un'associazione, ma questa è un po' più estrema, pulsione di vita, pulsione di morte. Cioè c'è qualcosa che distrugge, che è una spinta distruttiva, e una spinta invece che ricompone, che organizza la pulsione di vita e creazione di legami. E le due cose si, come dire, convivono insieme, tant'è vero che forse questo è il romanzo più felice, forse da un certo punto di vista, perché si termina con una ricomposizione, insomma, no? Come nel Simposio di Platone, le due metà che si cercano, no? E che poi a un certo punto riescono a ricomporsi. Ora parlerò, quindi, vabbè, avrei altre cose da dire, però temo troppo tempo, quindi vado su Palomar. Perché Palomar? Perché in realtà mi ha molto colpito, perché il Barone Rampante, eccetera, eccetera, i nostri antenati, è abbastanza all'inizio della produzione letteraria di Calvino. Palomar è alla fine, se non vado errato, e Laura mi pare me l'abbia ricordato, cioè in realtà è l'ultimo libro pubblicato in vita di Calvino, poi ne sono usciti molti altri, ma postumi. Quindi, ed è un libro particolarmente inquietante, secondo me. Probabilmente, come mi è capitato di leggere, autobiografico in buona parte, insomma, no? Ed è particolarmente inquietante perché ruota, io direi, intorno ad una questione che definiamo come potremmo definire, ma senza per questo, ripeto, vuole dare una connotazione psicopatologica, tutt'altro, anzi, come dire, se la follia attraversa tutti, tanto più alcune forme. La nevrosi ossessiva. Che, però tenete presente che Freud chiamava, che è stato un straordinario, non unico, forse neanche tra i migliori, però è stato un bravo descrittore delle nevrosi e anche un po' delle psicosi, la chiamava Zwang neurose, nevrosi di costrizione. Quello è il termine, diciamo, più corretto. Cioè, un essere umano è costretto a fare certe cose in un certo modo, non può sottrarsi. E in effetti, se noi leggiamo il primo capitolo di Palomar, descrizione di un'onda, no? È straordinario questa ossessione di voler assolutamente identificare, come dire, estrapolare, mettere sotto controllo dello sguardo qualcosa che non si può controllare, no? Questo continuamente cercare di fare, come dire, di limitare lo spazio della realtà
circoscrivendolo, dominandolo e controllandolo, e non riuscirci, perché tutto quello che ne deriva sono tutte continui tentativi destinati sempre a fallire. Questo è il dramma, diciamo così. Ma c'è qualcosa di più, perché io prima parlavo della follia in questo senso. Cioè, a me sembra che Calvino in questa, ma anche nel secondo, che è ancora più divertente forse, quello, come si chiama, quello sul seno femminile, no? dove lui passa e vede una donna a seno nudo, e allora vuol far sì che non si veda che lui guarda, però in realtà guarda, allora cerca di far sì che l'altro capisca che non vuole guardare, però se non vuole guardare, allora perché non vuole guardare? E perché vuole guardare? Questa è proprio, questa è la svanga neurosi, questa è la sindrome ossessiva, no? Questo non riuscire a uscire fuori da questo circuito che ti costringe. Ma perché? Io credo che Calvino abbia ben presente una cosa, perché questa è una forma che presume di poter controllare la, come dire, l'ingovernabilità della realtà. Cioè, a guardarla bene, la realtà, Calvino che avrà letto Lacan, forse avrà incontrato il termine reale, il reale di Lacan è qualcosa che non può essere messo in forma, non può essere simbolizzato, non può essere rappresentato, è qualcosa che sfugge a qualsiasi tentativo di messa in forma. E quello che in qualche modo Calvino mostra indirettamente è proprio questo reale che emerge fuori da qualsiasi legge, al di là della, come dire, cessata l'illusione di una descrizione scientifica coerente in cui la natura, come dire, viene descritta, disciplinata, organizzata, matematizzata. Questo sarebbe un discorso che ci porterebbe molto più lontano. Comunque, caduta questa illusione, l'angoscia è che emerge questo reale scomposto, disordinato, frammentato, angosciante. E quindi, in qualche modo, il problema è come governare questa esperienza. Una modalità è questa. Certo, forse non è la più felice, insomma, no? Ce ne saranno anche altre, auguriamoci, insomma, no? Di fare legame di fronte all'angoscia dello slegamento. Concludo con forse una nota un po' drammatica, però mi dispiace, perché in realtà la leggerezza del Cavaliere Inesistente è un po' peccato che poi si spenga su questa nota, ma l'ultimo capitolo, e qui ringrazio nuovamente, insomma, è veramente terribile. Cioè, come imparare ad essere morti, insomma, tra l'altro fa impressione, perché in realtà si chiude il libro con questo capitolo. Si chiude la vita di Calvino, praticamente. Cioè, lui muore. Sì, lavora alle lezioni americane, però in realtà è l'ultima cosa che pubblica. E io ho trovato, in rileggendo, non me lo ricordavo, ma rileggendo, ho trovato alcune cose che mi hanno veramente colpito moltissimo. Cioè, la cosa interessante è dire, cioè, quando lui lo dice, lo cito, va, è inutile che lo dico a parole mie. Essere morto per Palomar significa abituarsi alla delusione di ritrovarsi uguale a se stesso in uno stato definitivo che non si può più sperare di cambiare. A me sembra un'affermazione lapidaria, giustissima, e però, come dire, è anche interessante che lui, non lo so, parla anche di quello che noi chiamiamo l'aprecu. Cioè, l'aprecu è il fatto che noi facciamo esperienza di una certa cosa e questa esperienza ridescrive la nostra vita passata, la trasforma in un certo senso, no? La rileggiamo, la rielaboriamo, la trasformiamo. E lui dice, questo è il fatto più difficile per chi vuole imparare ad essere morto. Convincersi che la propria vita è un insieme chiuso, tutto al passato, a cui non si può più aggiungere nulla, né introdurre cambiamenti di prospettiva nel rapporto tra i vari elementi. E quindi, è come dire, la vita, quando c'è la possibilità che noi possiamo ridescrivere la nostra storia, quando non la possiamo più ridescrivere, la vita è finita. Infatti, le ultime pagine, non solo c'è una ripresa della questione identitaria, cito ancora, ognuno è fatto di ciò che ha vissuto, del modo in cui l'ha vissuto,
e nessuno, e questo nessuno può toglierglielo. Chi ha vissuto soffrendo resta fatto della sua sofferenza. Se pretendono di togliergliela, e questo ci tocca particolarmente, non è più lui. Per questo Palomar non è disposto a rinunciare nulla di sé, neanche se gli pesa. E qui mi sembra che c'è un ponte con Cosimo, cioè che non vuole assolutamente rinunciare a sé, nessuno vuole rinunciare a sé, anche nella sofferenza. E io credo che, per concludere, nella biblioteca di Calvino c'era anche Elvio Facchinelli, uno psicoanalista un po', come dire, eterodosso, insomma, molto originale, intelligentissimo. E uno dei libri di Facchinelli è La freccia ferma, non è nella biblioteca di Calvino, mentre c'è Claustrofilia nella biblioteca di Calvino. Allora, La freccia ferma è un testo straordinario, tre tentativi di annullare il tempo, il sottotitolo, sulla, appunto sulla nevrosi ossessiva, e che ha a che fare con la morte. Perché, come dire, lo scandire il tempo, no? Fare continuamente un gesto, una ripetizione, è allontanare il momento in cui le cose finiscono, illudersi che questo possa, come dire, se, possa governare il fatto che le cose vanno verso la fine, la dissoluzione. E quindi, se la nevrosi ossessiva è una difesa contro la morte, io penso di sì. La fine, le ultime righe sono impressionanti di Palomar, perché lui dice che lui, per non più volere essere morto, vuole descrivere ogni attimo della sua esistenza. Quindi in questo modo, descrivendo ogni attimo della sua esistenza, uno dopo l'altro, come dire, non può non pensare più di essere morto. E in quel momento muore. Cioè, è veramente raggelante, ma straordinario. Cioè, come dire, mi sembra che ci sia una comprensione della, come dire, della, non so, proprio dell'esistere e del non esistere, che forse solo la letteratura ci può dare meglio dei trattati, non lo so, non so, dei tomi che si scrivono a non finire. Io l'ho trovato, devo dire, l'ho letto, l'ho riletto soltanto, parlo pochi giorni fa, mi ha, come dire, stupito, e questo credo che sia una bella esperienza, no? Provare stupore. Questo fatto della rilettura, per tornare sui testi, questo è un tema molto interessante. Hemingway diceva che un libro non viene voglia di leggerlo una seconda volta, voleva dire che non valeva neanche la pena leggerlo una prima volta. Quindi mi pare che ci è andato proprio il senso anche di un altro aspetto importantissimo, no? Della modernità anche della bambina. Dunque, proprio sulla balzariga, se volete, dicevi rispetto a Palomar, a questo punto Gianni Calco ci leggerà un testo che però non è un testo proprio dall'opera di Calvino, invece è tratto dalla presentazione dell'opera stessa. Quindi vi lascerei ancora la parola, grazie. La prima idea era stata di fare due personaggi, il signor Palomar e il signor Mohol. Il nome del primo viene da Mount Palomar, il famoso osservatorio astronomico californiano. Il nome del secondo è quello di un progetto di trivellazione della crosta terrestre che, se venisse realizzato, porterebbe a profondità mai raggiunte nelle viscere della Terra. I due personaggi avrebbero dovuto tendere Palomar verso l'alto, il fuori, i multiformi aspetti dell'universo. Mohol verso il basso, l'oscuro, gli abissi interiori. Mi proponevo di scrivere dei dialoghi basati sul contrasto tra i due personaggi. Uno che vede i fatti minimi della vita quotidiana in una prospettiva cosmica, l'altro che si preoccupa solo di scoprire che cosa c'è sotto e dice solo verità sgradevoli. Mi misi a scrivere dei pezzetti con il solo signor Palomar,
personaggio in cerca d'armonia in mezzo a un mondo tutto di lamiamenti e stridori, e pensavo che a un certo punto avrei fatto comparire il signor Mohol, ma questo sarebbe avvenuto solo dopo aver delineato compiutamente il personaggio di Palomar, per un contrappunto che prima o poi si sarebbe imposto come necessario. Invece, niente. Andava avanti con Palomar, cioè con un tipo di esperienze e di riflessioni che mi veniva naturale attribuire a quel personaggio, mentre il signor Mohol restava nel limbo delle intenzioni. Ossia, pensieri e ragionamenti in chiave Mohol che mi passavano ogni tanto per il capo non riuscivano mai a varcare quella soglia che conduce alla necessità di dar loro una forma scritta. Solo alla fine ho capito che di Mohol non c'era nessun bisogno, perché Palomar era anche Mohol, la parte oscura di sé e disincantata che questo personaggio, generalmente ben disposto, si portava dentro, non aveva alcun bisogno di essere esteriorizzata in un personaggio a sé. A quel momento mi sono reso conto che il libro era finito. Infatti il volume Palomar non reca traccia di questa storia che vi ho raccontato, perché da quando ho cominciato a mettere insieme quei testi mi era venuto di definire certi temi che vedevo affiorare ripetutamente, per esempio ordine e disordine della natura, necessità, possibilità, infinito, silenzio e parola. Adesso ascoltiamo il nostro collega Marcello Turno, anche lui consigliere nazionalista, anche di Nocchiera Spedeviva, ma anche della Federazione Europea di Psicoterapia Psicoanalitica. Ha collaborato da giovane anche con il coreografo regista Gianni Notari, scrivendo azioni sceniche per il teatro d'Arza. E condividiamo con lui anche il piacere della scrittura, ha vinto anche un premio importante, il premio Oscari per i medici scrittori, premio Cronin, poi ha vinto anche il premio di Deepa Culture Committee con The Analyst Storyteller, e recentemente ha pubblicato un Noir Vintage e in passato anche Storie Nere e Stanza d'Analisi, il macabro suicidio di Luigi Di Rambello. Ringrazio anche lui di essere con noi e vi lascio la parola di te. Il mio è un ringraziamento generale, ci risparmiamo tempo. E prima di passare al testo che ha recitato Gianni Ecco, vorrei solamente ricordare che c'è stato uno scrittore, Scennaviti, forse voi come letterati conoscete più di me, un psichiatra che si è lodato della letteratura, che a un certo punto ha detto riguardo al Calvino precedente al 1966 che è difficile trovare nella scrittura di Calvino 11 ricepimenti psicologici e che le sue dichiarazioni programmatiche lasciano ben poco spazio ai problemi della psicologia. Quindi tant'altro stato. Fu il primo, appunto, dice, che ha denunciato un po', come dire, gli atteggiamenti sia intimistici sia, come dire, di un tardo realismo come poteva essere Pavesi, Vittorini, Rovari, quindi diciamo in un certo qual modo prende Calvino, prende le distanze da questo. Però tornando a quello che abbiamo sentito, che è molto interessante e molto bello, cioè Palomar è una persona che è protesa verso l'alto, cioè verso quelli che sono i multiformi aspetti dell'universo, mentre muove verso il basso, l'oscuro, gli abissi. Palomar cerca armonia in un mondo tutto di lagnamenti e stridori. Inconsapevolmente lui raffigura un inconscio che, come suggerisce Mater Blanco,
Ci possono essere sentimenti come l'amore e l'odio, il bianco e il nero, il silenzio e la parola, l'ordine e il disordine, però anche il cristallo e la fiamma, citato da Calvino nell'esattezza delle elezioni americane. Questi contrapposti, no, sono tutti sullo stesso piano, appartengono appunto a quella che può essere la classe degli opposti, e a modo loro, secondo appunto il pensiero del Mate Bianco, sono identici fra di loro. Perché sì, nella parte più profonda del nostro inconscio, l'amore e l'odio vivono a fianco, un po' come il lupo e l'agnello. E solamente nell'infinito, dice Mate Bianco, si incontrano queste nature dell'uomo. Ora, in questo caso è Palomar che emerge, mentre Mole, piccolo inciso, Mole, fateci caso, nel suo etimo contiene il buco, Ole. Faccio un piccolissimo inciso, ma so che la platea lo gradirà perché questo gli sveglierà un po'. Frank Zappa. C'è una bellissima canzone di Frank Zappa che si chiama Dynamo Hum, che è, diciamo, la parola slang, significa la vagina di Tina è buona. Cioè, questo Ole, se lui conosceva Frank Zappa, può essere il buco della vagina, cioè l'inizio della vita, però anche, come dire, qualcosa di molto primitivo. Ma è una digressione, questa non va neanche registrata. Allora, quindi riconosce che Palomar e Moll portano in sé queste sorte di due nature, però non riesce a dare spazio a Moll, a quello che sappiamo essere profondo, essere ignoto, cioè non riesce a dividere, non riesce a fare quello che Stevenson ha fatto, ad esempio, con il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Quindi, Palomar e Moll, secondo Calvino, sono come Mercurio e Vulcano, che sono evocati da lui nelle elezioni americane. Mercurio, rapido, veloce, aereo, quindi sì, a Palomar. Invece, Vulcano con un passo discontinuo, claticante, se aereo, Mercurio è rintanato invece nelle viscere della Terra, nel secondo. Però sono così terribilmente contrapposti, assolutamente complementari, dice Calvino. E proprio grazie a questa complementarietà scrive, questo ve lo leggo perché sono parole sue, ci ho cominciato a capire qualcosa che prima di allora avevo solo intuito confusamente, qualcosa su di me, su come sono e su come vorrei essere, su come scrivo e come potrei scrivere, una sorta di analisi eccezionale. Quindi un dialogo interiore che pesca un'emozione più profonda e si fa sia scrittura che consapevolezza di sé. Vengono in mente appunto le parole di Mate Bianco nell'inconscio come insieme infiniti, che lui conosceva, in cui appunto dice che l'emozione, che è un essere unitario, appare in possesso di due facce completamente differenti, bifronte come già. L'emozione da una parte guarda verso ed è nel regno oscuro della mente, che è sentito piuttosto che visto, mentre l'altra guarda verso il mondo esterno, per cui la vista è come infinita. Quindi è anche un po', come dire, una sorta di coincidenza casuale fra Mate Bianco e Calvino. Non è così solamente Palomar, ma anche Medardo di Terralba, Visconte di Mezzago, che è in grado di potersi muovere grazie all'aiuto dei chirurghi. Attenzione, una metà d'insaputa dell'altro, qui è un po' diverso. Salvo poi riunirsi alla fine, grazie all'aiuto del dottor Trelawney. Se abbiamo tempo, magari su Trelawney ci torniamo. Anche qui il racconto si snoda tramite una forte violazione della logica aristotelica, e parimenti accade così in un Vasco di Rondò, nel Barone Rampante, con la sua scelta di vivere sugli alberi.
tralascio chiaramente il simbolico di tutta questa situazione, però anche questa modalità di vita è una modalità che è al di fuori della logica naturale, no? Nessuno di noi andrebbe a vivere sugli altri, sarebbe anche molto difficile. Non voglio chiaramente estromettere a Geluso, per l'era inesistente dove la vuota continua a combattere quale simbolo mondiale perduto, però privo di un corpo, una corina. Quasi tutto il pensiero della Bellarco, e anche quello di Calvino si basa sulle aporie. Ci troviamo di fronte a dei personaggi biologici, dove diciamo vero e falso è confuso. Troviamo con Birla, con Montblanco, due emozioni, cioè due individui che sono emozioni, non dello stesso tipo. È come se due infiniti si versassero uno all'interno dell'altro. Avviene che l'emozione di Calvino, quando noi lo andiamo a leggere, in realtà si travasa nel nostro infinito. È così che questi due infiniti si incontrano. E quindi suscitano in noi, come dire, qualcosa che ha a che fare con le emozioni, tenendo presente che emozione e inconscio per Montblanco sono la stessa cosa. Ora, tralascio un punto che mi ero messo, che sicuramente non può servire. Vi posso dire che Calvino, non avendo alcun contraddittorio tra parola e amore, riesce a integrare gli aspetti sconosciuti e rifiutati della personalità, dando forma e visibilità a un'emozione unica, indissolubile, ci riesce a creare un connubio fra simmetrico e asimmetrico. Ve lo spiego subito. Il mondo nostro interiore è simmetrico, nel senso che Pietro è il papà di Giovanni. Se non lo leggiamo a rovescio, diciamo Giovanni è il figlio di Pietro. No, nel nostro inconscio, ma anche nella situazione linea, pensateci, può essere anche il contrario, cioè Giovanni può essere il padre. Ma non è soltanto questo, perché la simmetria è il ragionamento aristotelico, quello che ci permette poi di spiegare proprio queste emozioni simmetriche profonde che noi abbiamo nel sogno. Ora, Giorgio Manganese, privato di Calvino nella sua enciclopedia privata. Manganese è uno che ha fatto un'analisi, quindi è una persona che tutto sommato aveva una certa padronanza, diciamo così, psicanalitica, e dice a proposito di Calvino che era in grado di vedere quello che sta oltre, cioè accanto, attorno, dietro alla pagina, ovvero una pagina a più dimensioni, a infinite dimensioni, illusionistica, allucinatoria, enigmatica. Se leggete qualunque passo dell'inconscio un insieme infinito, queste parole le ritrovate. Quindi la definizione di Manganelli si attiene a vissuti appartengono al profondo. Devo dire che anni fa, leggendo un articolo di Stefano Agosti sulle elezioni americane, mi ricordo che non trattò molto bene Calvino. Agosti era un po' deluso da questa traduzione. Secondo me Bigger è rimasto viziato dal Calvino narratore e quindi era lontano da questo Calvino saggista, questo che in un certo modo racconta. Però in questo racconto delle elezioni americane che porto dietro, portato con me, come dire, è stato un po' il batterman per raccontare di oggi Calvino, che lui in realtà fa una cosa che fanno anche gli analisti, lui fa una disclosure. C'è una self-revelation, è un modo di dire che usano gli analisti in voga degli anni 90, quando trovandosi di fronte al paziente a un certo punto racconta un fatto personale. Calvino nelle lezioni americane fa questa lezione, quindi vi prego, vi esorto a leggerlo, perché vi scoprirete veramente tutto il suo mondo. Quindi in queste lezioni americane Calvino non racconta, giustamente ha ragione Agosti, ma si racconta. Quindi le lezioni americane ci parlano di questo mondo interiore. In questo libro
Calvino ha percorso i labirinti, i corridoi a specchio, i paesaggi illusionistici della propria letteratura, un itinerario ilare, incantato, fatto di brividi, con soprassalti e rapide angosce. Questo è sempre Manganelli che parla, permettendo al lettore quindi una sorta di evoluzione letteraria e psicologica, perché diciamo, Calvino rende visibile la sua visione del mondo, la sua vetta Charme, che è una visione creativa fatta di trasformazioni, e lui nel testo le cita, nel testo della versione americana, le cita riferendosi strettamente a Lucrezio e a Ovidio. Quindi ci permette di passeggiare nella sua arte, intesa proprio come prodotto dell'inconscio, del sogno, dell'emozione, forse anche di una certa letteratura fantastica. Un inconscio, quello è lontano, che diciamo è lontano dalla griglia interpretativa, ma è più vicino all'inconscio strutturale di Mate Blanco, cioè come dire il luogo dove si origina il pensiero e l'emozione, e quindi dove prende vita anche l'espressione artistica, insomma, no? Voi pensate, ogni mattina, quando appena ricordate il sogno, o lo raccontate, in realtà è proprio una piccola produzione artistica. Quindi, simile a Ulisse, che si è privato delle corde che avrebbero dovuto tenerlo legato all'albero maestro del neorealismo, viene irrimediabilmente sedotto da quello che è l'infinito, mutuato, come racconta lui, dalla vettura di Borges. E da tutto ciò che prevede infinite soluzioni, come due persone che pur cercandosi non si incontreranno mai, come accade in Tipo Zero. O la lettura dei tarocchi, come nel castello dei destini incrociati, non dà soluzioni col vino, dà infinite soluzioni, ma infinite poi sono anche le vostre infinite soluzioni. Lui di Borges prese il fatto che ogni scritto che ha rappresenta una specie di modello dell'universo, l'infinito, il tempo eterno, il compresente o anche ciclico, ma anche la capacità di fingere, e infatti lo cita la prima volta proprio a proposito di l'assiercamento all'omotasin, detto proprio così da Calvino, che è una recensione immaginaria di un libro di Borges, dove appunto diciamo c'è una mescolanza tra funzione e realtà, che un critico americano chiama dispositivo borghesiano, ed è quello che conferisce una sensazione reale, la tensione è una sensazione irreale alla realtà. Quindi quando Calvino non possa essersi rispecchiato in questo, cioè in quello che è appunto è la letteratura borghesiana, è inutile dirlo, è un po' come quando Freud scoprì in Schnitzel il suo doppio letterario, cioè, alla fine lo disse, dice in realtà è uguale a me, solo che lui si esprime tramite la letteratura. Borges, come Manganelli, ha un approccio su Calvino, perché anche Borges ha fatto un'analisi. Hanno fatto un'analisi con il dottor Cohen Miller in Argentina nel 1945. Nel 1945 lui parla per la prima volta di quello che è il simbolo dell'infinito, dell'Aleph. Questo poi lo racconta molto bene Stella Canto, un libro purtroppo mai tradotto in italiano, che Borges fa contro Russo, dove come dire, la fantasia di Borges parte proprio da un oggetto concreto. Se abbiamo tempo vi racconto dell'oggetto concreto, se non mi rendiate un'altra volta, crea una suspense, questa è la natura giornalistica, appunto. E quindi a proposito della rapidità, Calvino sottolinea come Borges, tramite ogni suo testo, raddoppia e moltiplica il proprio spazio attraverso altri libri di una biblioteca immaginaria o reale, non era quello che si diceva prima, appunto diceva il collega prima, realizzando le sue aperture verso l'infinito, senza la minima congestione, proprio come accade in sé di una notte d'inverno un viaggiatore. Io terrei a mente questa capacità autogenerativa attribuita al testo, perché in realtà qui è una sorta di ipertesto. L'ipertesto lo troviamo noi lettori,
In realtà anche quello che vi sto dicendo è una sorta di ipertesto creato su quello che Calvino in certo qual modo ha assegnato. E chiaramente parte dalle libere associazioni, oppure da un particolare, oppure da una suggestione. Quasi finito, eh? Nella lezione sulla molteplicità, Calvino continua a esprimere la sua predilezione per Borges, in quanto ogni suo testo contiene un modello dell'universo o attributo all'universo, quindi l'infinito, l'innumerabile, il tempo, l'eterno con presente o ciclico, ma con un tempo plurimo e ramificato, una rete crescente e vertiginosa di tempi divergenti, convergenti e paralleli. Insomma, un'idea di infiniti universi contemporanei. Sono parole di Calvino. L'apertura si può vedere verso qualcosa che travalica il mondo a tre dimensioni della geometria euclidea, o optando per un multiverso piuttosto che un universo. Ci sono più universi, ma per l'arco questo lo diceva anche. Però Calvino è Calvino anche per questo remoto. Ci lascia una bella fregatura, ma ci lascia una sorta di missione. La sesta lezione che lui doveva scrivere era su Bartolo e lo scrivano. Bartolo e lo scrivano, scritto da Melville, e io mi sono stupito come mai lui non abbia mai citato Melville nelle lezioni americane. Eppure se c'è uno che è molto vicino, come dire, a quello che è una specie di vertigine verso l'infinito, e ha il proprio Melville. Diciamo che in un certo qual modo Melville costruisce più livelli di possibile significato, stimolando la fantasia dei lettori, no? Io penso ad esempio a Hugo Pratt, no? Noi sappiamo che il protagonista di Moby Dick è uno che viene abbandonato in un mare in una bara. Noi 50 anni dopo ritroviamo tramite Hugo Pratt in La ballata del mare salato, corto maltese, che è alla prima. Probabilmente sono la stessa persona, si scappa. Waterberg mi ha attratto un po' come nome, come significato, deriva da Bartolomeo, quindi Bar, che indica il padronimico, significa figlio di, mentre Tolomeo, Talmai, deriva da Telem, solto, per cui Bartolomeo sopra come figlio del solto. Torniamo alla famosa vagina iniziale, quindi un figlio di solto, del solto, che ha lavorato con le lettere morte, un ufficio della corrispondenza, cioè non giunta a destinazione, e come i personaggi del castello dei destini incrociati non si sa esprimere a parole, ma ripete continuamente preferirei di no. Anche se poi, nella parte finale, prima di morire, incontrando il suo lettore di lavoro, dice: io ti conosco bene e con te non parlo. E anche quello si presta a infinite interpretazioni. Viene imprigionato in queste tombe, dove aspetta di morire, e volge il volto verso il muro. Allora, per stare con Jung, che tanto lo appassionò, ci sono sufficienti simboli. C'è un solco, c'è un muro, c'è una prigione. Ed è possibile immaginare e disegnare, magari con l'aiuto di Escher, un arcano che ciascuno di noi può giungere, seguendo Calvino, a infinite soluzioni. Allora, abbiamo finito in questo momento gli interventi dei nostri colleghi psicologisti, mentre ci sarà invece l'intervento del nostro interpreto letterario di Valentino Balli. Vi preannuncio che dopo il suo intervento ci sarà ancora una ultima lettura tratta da Su una notte dei grandi viaggiatori, e poi avremo ancora Laura Di Nicola, che magari vi darà questo nostro incontro. Allora,
vi dico qualcosa anche del vostro ospite Valentino Balbi, che insegna letteratura italiana contemporanea all'Università Stranieri di Cile, si occupa anche di letteratura comparata e di teoria della letteratura, ha pubblicato diversi libri e saggi intorno a personaggi come Pirandello, Vego, Barca, Joyce, Kafka, oltre a lavori su psicanalisi e letteratura, come per esempio Psicanalisi, critiche e letteratura del 2014, e ha un libro sulla teoria letteraria di Francesco Orlando, che si chiama Il sole e la morte. E prossimamente uscirà il suo ultimo libro, che si intitola Lettura e delirio, una teoria. Grazie anche di essere con noi e vi lascio la parola. Grazie, grazie mille. Allora, innanzitutto ringrazio molto, sono molto emozionato di essere qui, Laura Di Nicola, per l'invito, e ho ascoltato con gioia e attenzione i relatori che mi hanno preceduto, anche perché per me è un po' naturale parlare di letteratura in prospettiva psicanalitica quando ho a che fare con persone che studiano, praticano ovviamente la psicanalisi, c'è sempre una specie di doppia ansia, perché quello che ti trovo potrebbe essere se sicuramente sbagliato. Per riflettere su Calvino ho pensato subito all'analogia, un ponte con uno scrittore che mi occupo molto, che è Carlo Di Giorgetta. Ho lavorato per anni su Garda, l'ho letto, ho provato a riflettere, anche sui psicanalisti. E c'è qualcosa che li accomuna, ovviamente la questione che ha Calvino è aperta e non la affronterò, però c'è qualcosa che li accomuna, che ha a che fare con la necessità per entrambi di andare alla base di quello che è la letteratura, il pensiero della letteratura, l'esperienza della letteratura. In un certo qual modo ogni opera di Garda, letteraria e saggistica, ogni opera di Calvino, letteraria e saggistica, ci porta a farci delle domande che sono enormi. Che cos'è la letteratura? Che cos'è la lettura? Che è una figura così importante per Calvino. Che cos'è il lettore? Che cos'è il personaggio? La narrazione e così via. E quindi c'è una specie di tentazione teorica nella prosa di Calvino, nella sua scrittura saggistica, letteraria, e questo rende Calvino un autore, dal mio punto di vista, difficilissimo da studiare, molto complesso, proprio perché questa claritas apparente che si presenta sulla pagina nasconde una profondità, appunto, una stratificazione. Io vorrei parlare di un testo piuttosto breve, in realtà brevissimo rispetto a quelli che sono stati citati, mettendomi sulla falsariga dell'ultimo intervento di Marcello Turno, che ringrazio molto perché anche io rifletterò su Matte Blanco, cioè sul rapporto soprattutto Calvino-Matte Blanco, Calvino-Freud e Matte Blanco, e però prendendo un po' dagli interventi che mi hanno preceduto, in particolare una frase di Andrea Baldassarro che ho scritto a proposito di arte e psicanalisi, l'arte che dà una forma alla follia, che mi ha colpito molto e che sottoscrivo in pieno, a cui mi piace aggiungere un'altra clausola, quindi che, in modo tale che convivano, che l'arte dà anche una collocazione alla follia. Cercherò di spiegare che cosa significa questo, però il testo di Calvino di cui parlerò si intitola I livelli della realtà in letteratura, è un testo tardo, siamo nel 1978, quindi a un passo da Se una notte d'inverno un viaggiatore, ultima fase finale appunto di Calvino, un testo ricchissimo perché ci costringe ad andare alla base della letteratura. E lo affronto da una prospettiva di livelli, di realtà multidisciplinari, in qualche modo è una specie di gioco calviniano o borghesiano, perché è un testo che rispecchia quello che succede nel laboratorio Calvino, era un convegno multidisciplinare, quindi c'erano psicologi, psicanalisti, scienziati, matematici, e c'era anche Italo Calvino che parlava di livelli della realtà in letteratura. È ovvio che quando ho riletto i testi pensando appunto a questo intervento, la parola livello mi ha portato subito a Matte Blanco, i livelli della realtà, i livelli della mente, l'inconscio, e ho pensato a questa citazione che voglio condividere, che è una delle più belle dal mio punto di vista di quel monumento che è l'Inconscio come insieme infiniti, pubblicato nel 75, Livelli di realtà è del 78, quindi siamo negli stessi anni, poi in Italia esce all'inizio degli anni 80, se non sbaglio la traduzione, 81. Però questo, siamo nel cuore del libro, e Matte Blanco usa un esempio, che l'esempio
che chiamo lui del prigioniero, che mi sembra perfetto per entrare in Calvino. C'è scritto a metà dell'inconscio come insieme infiniti. Qualcuno dice: le finestre della prigione hanno le sbarre, le finestre della mia stanza hanno le sbarre e il mio pigiama ha righe simili alle sbarre delle finestre, quindi sono in prigione. Sempre Matteblanco. Se studiamo questo ragionamento dal primo punto di vista, possiamo subito vedere che vi è un buon numero di relazioni asimmetriche, chiamiamole logiche razionali per comprenderci. Dal momento che i concetti di finestra, sbarre, stanza, prigione, pigiama e righe per esistere necessitano di varie relazioni asimmetriche. D'altra parte il ragionamento si uniforma chiaramente a un procedimento bilogico, corretto in termini di bilogica, ma completamente assurdo dal punto di vista della logica bivalente, razionale. Se per esempio la persona avesse detto: ho intenzione di stracciare il pigiama per uscire fuori dalla mia prigione, si sarebbe manifestata in tale affermazione una partecipazione molto maggiore di simmetria, perché essa implica l'identità tra le sbarre e le righe, che non era presente nel ragionamento di prima, e una dissoluzione delle relazioni spaziali, anch'essa assente nel ragionamento precedente. Ora, ci sono tre problemi o tre ordini di problemi che si aprono in questa citazione nella prospettiva della critica letteraria. Il primo è il confine problematico, tanto tematizzato dalla letteratura, forse meno studiato in termini teorici, di ragione e follia, chiamiamoli con i termini prosaici, razionalità e appunto delirio, anche se il termine non è corretto. Il secondo è un altro confine, quello tra la realtà, il reale, appunto Lacan è un grande protagonista della biblioteca di Calvino, ma non il reale lacaniano, proprio la realtà esterna e la mente. E il terzo problema che mi interessa più di tutti in questo momento è un problema di prospettiva. Quello che ci dice questo esempio è una cosa molto chiara apparentemente, però anche rivoluzionaria. Non esistono di per sé, questo è un punto forte dell'inconscio come insieme infiniti, frasi, significazioni che sono psicotiche o perfettamente razionali. Dipende spesso dalla prospettiva che utilizziamo per analizzarla. Matteblanco dopo questo fa un altro esempio che non leggo, è quello del chiedere un'ora a qualcuno. Sono le 12 ora di Greenwich, è una frase assolutamente razionale, perfettamente razionale. Però se a pronunciarla fosse una persona che sta aspettando la fine del mondo alle 12 del giorno in cui viene pronunciata la frase, sarebbe la più alta manifestazione di psicosi, di follia, di paranoia, di demenza paranoia. Ora, questa capacità di scomporre il reale, di guardare la letteratura e la realtà come mondi che hanno stratificazione di livelli, e soprattutto questa capacità di sguardo, di prospettiva, è una capacità costante nell'opera di Calvino, dal Sentiero dei Nidi di Ragno fino alla fine. Questo pone un problema, è l'altra grande analogia tra Calvino e Gadda. Sono autori di opere molto diverse, cioè che hanno una successione storica, anzi Calvino forse più di Gadda, diciamo, chiamiamo proto-neorealismo, la resistenza, e poi passa alle fiabe che non lo lasciano mai, e poi c'è la combinazione, eccetera. Però è come se scrivesse Calvino e anche Gadda, così sempre in qualche modo la stessa opera, tornasse e ritornasse su questioni che sono familiari e condivise. E in questo senso è un autore difficile da studiare, e anche in base ai riferimenti. Non poteva conoscere Calvino Matteblanco nel 46, lo poteva conoscere, punto interrogativo, nel 78, perché certo parla di livelli di realtà, di mente, di nuova dimensione, sembra proprio il lessico di Matteblanco, però avrebbe dovuto leggerlo in inglese nel 75. C'è un'aria di famiglia, ne hanno parlato molti critici, ne ha parlato Belpoliti per Calvino, ne ha parlato Carla Benedetti per Gadda, è come se ci dessero continui appigli per scalare la cima con riferimenti intertestualità, però dobbiamo sempre stare attenti perché c'è anche qualcosa nella cifra della loro scrittura. Ora, di che si occupa questo breve saggio, I livelli della realtà in letteratura? Si occupa di queste stratificazioni. Calvino dice, distingue anzitutto, è ovvio, tra la realtà esterna, empirica, e la realtà del testo, la realtà testuale. Questo non è nuovo e entra nell'enorme questione della lunga disputa, forse oggi è finita perché non c'è più disputa e forse non c'è più nemmeno letteratura, guarda il mio amico Massimiliano Tortora perché ne abbiamo parlato molto dell'allegoria.
la lunga disputa tra referenzialità e autoreferenzialità, la letteratura parla del mondo oppure parla di se stessa e della propria stessa significazione. Nel 78, ecco, questo era un grande problema, era una grande questione. Però Calvino si sofferma su alcune categorie nel processo della scrittura. La prima, non la tratto subito, lo scrittore. Infatti inizia una frase che poi segue, sempre un racconto, la saggistica di Calvino: io scrivo. Io scrivo a chi? Io scrivo a tu. Io scrivo a te, a tu che stai leggendo. Tu leggi, ripeto, 78, siamo a un passo, la sia una notte inverno, un viaggiatore. Io scrivo, tu leggi. Ora, su questo, proprio all'inizio, Calvino dice: chi è questo tu, questo lettore? E soprattutto, a che cosa crede questo tu? E scrive, questo lo cito: ho usato l'espressione il lettore crede, ma è bene chiarire subito che la credibilità di ciò che è scritto può essere intesa in molti modi diversi. Pensiamo al prigioniero di Matte Blanco, in molti modi diversi, a ciascuno dei quali possono corrispondere più d'un livello, scusate, di realtà. Nulla vieta che qualcuno creda all'incontro d'Ulisse con le sirene come un fatto storico, allo stesso modo in cui si crede allo sbarco di Cristoforo Colombo il 12 ottobre 1492. Ma la credibilità che ora ci interessa è quella credibilità speciale del testo letterario, interna alla lettura, una credibilità come tra parentesi, alla quale corrisponde da parte del lettore quell'atteggiamento definito da Coleridge suspension of disbelief, sospensione dell'incredulità. È vero? Non è vero. Non è vero, è finzione. Borges, appunto, è stato appena citato da Marcello, sono finzioni, ma è vero nello spazio, tra parentesi, della lettura e della ricezione del testo letterario. Ma Borges è un grande lettore, come Calvino, è fratello, forse cugino, un po' più grande di Calvino. E è vero o non è vero, aggiunge già negli anni 40, in quegli anni 40, prima, poco prima dell'Aleph, aggiunge anche lui una clausola: è vero o non è vero, è logico o non è logico. E ho trovato un parallelismo impressionante tra queste riflessioni di Calvino sulla logica della lettura e sulla ricezione con un passaggio di uno dei più belli, non so se è il più bello, forse sì, diciamo il più bello perché fa più effetto emotivo, uno dei più belli saggi danteschi di Borges, dei 9 saggi danteschi che escono negli anni 80 ma che Borges scrive negli anni 40, il saggio dedicato a Ugolino, che se non l'avete letto leggetelo, è stupendo, tra l'altro ha il vantaggio per i critici di oggi e per i lettori di oggi che è brevissimo, lungo tipo 4 pagine, 3 pagine, quindi si fa anche rapidamente a leggerlo. Analizza un solo verso del canto 33esimo dell'Inferno: poscia più che il dolore poté il digiuno. È il verso famoso in cui Ugolino, il conte Ugolino, finalmente racconta, alla fine del racconto della sua morte tragica con quelli che erano i nipoti, in realtà nel testo di Dante i figli, poi racconta di questo gesto che noi interpretiamo come cannibalistico all'interno della Torre della Moda. Vi cito Borges a commento, capirete, spero, perché. Nel fondo glaciale del nono cerchio, Ugolino rode infinitamente la nuca di Ruggeri degli Ubaldini e si pulisce la bocca sanguinaria con i capelli del retrovo. Solleva la bocca, non il viso, dal feroce pasto e narra che Ruggeri lo ha tradito e incarcerato insieme ai figli. Attraverso l'angusta finestra della cella ha visto crescere e decrescere molte lune, fino alla notte in cui ha sognato che Ruggeri, con famelici mastini, cacciava sul fianco di una montagna un lupo e i suoi lupacchiotti. All'alba sente i colpi del martello che spranga la porta della torre. Passano un giorno e una notte, in silenzio. Ugolino, spinto dal dolore, si morde le mani. I figli credono che lo faccia per fame, gli offrono la loro carne, che lui stesso ha generato. Tra il quinto e il sesto giorno li vede morire ad uno, poi diventa cieco e parla con i suoi morti e piange, li tasta nell'ombra. Poi la fame poté più che il dolore. L'oggetto del saggio di Borges è che cosa significa la fame poté più che il dolore, ma soprattutto una grande questione che dice ancora divide la critica dantesca e non solo. Riporto le sue parole perché sono perfette. Il problema storico
Se Ugolino della Ghelardesca abbia esercitato nei primi giorni di febbraio del 1289 il cannibalismo, è evidentemente insolubile. Qui, questa è la risposta. Il problema estetico o letterario è di tutt'altra natura. Lo si può enunciare così. Dante ha voluto che pensassimo che Ugolino, l'Ugolino del suo inferno, non quello storico, abbia mangiato la carne dei suoi figli. A rischiare questa risposta, Dante ha voluto non che lo pensassimo, ma che lo sospettassimo. E dopo aver citato Stevenson a proposito dei personaggi che sono una filza di parole una dopo l'altra, conclude: nella tenebra della sua torre della fame, Ugolino divora e non divora gli amati cadaveri. E questa oscillante impressione, questa incertezza, è la strana materia di cui è fatto. Spero, dovrei essere quasi alla fine, spero che sia chiaro per chi conosce Matte Blanco in che senso divora e non divora i figli. È quella logica simmetrica che non conosce opposizioni, contraddizioni, proprio perché simmetrizza gli elementi e che permette ad una contraddizione di vivere in quella che appunto la categoria di Freud, ma in estetica e letteratura l'ha portata Francesco Orlando, ci ha lavorato molto in un senso semantico, non di forza, non psicanalitico soltanto, che è formazione di compromesso, cioè di farci accettare un pensiero illogico, se vogliamo, in senso prosaico, folle. Qual è la risposta? Li ha divorati o meno? La risposta è che li ha divorati e non li ha divorati. Nella strana materia di cui è fatto Ugolino letterario, questa cosa è possibile. Ora, il saggio di Calvino parla proprio di questo, del dentro e del fuori, il dentro letterario, fuori dalla letteratura, ma il dentro che è anche la mente, e soprattutto di questa, parla di questa strana materia di cui è fatto, che Calvino chiama nuova dimensione, la nuova dimensione della letteratura a proposito dei livelli della realtà, che è una dimensione che evidentemente per Calvino attinge dalla realtà esterna. È chiaro, nell'esempio di Matte Blanco, senza le parole, una comprensione anche minima delle parole prigioniero, sbarre, pigiama, righe, noi non capiremo più l'esempio, arriveremo all'indistinzione totale, che è appunto il nulla, una delle possibilità che è quella della simmetria assoluta. Quindi qualcosa c'è che si aggancia alla realtà, ma decisamente in una nuova dimensione, in una dimensione che non è realtà, che non è psichico, che è qualcosa di intermedio, che qualcuno nei secoli e negli anni, Borges di sicuro, Dante anche ovviamente, Borges lo formalizza, Calvino perfettamente, riesce a cogliere soltanto in negativo. In negativo è sempre il problema della scrittura, della significazione, del simbolico. Se ne può parlare? No, non si può nemmeno pensare, appunto. Quindi se ne può parlare sempre di traverso, mi viene sempre in mente come si scrive grande letteratura, ovviamente non lo so perché non faccio scrittura creativa, però un autore amatissimo da Calvino, citato anche da Marcello, di Stevenson, citato da me adesso perché citato da Borges, è Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Come inizia quel romanzo che parla di uno scienziato pazzo, cioè geniale, pazzo, alla fine il male, eccetera, la cosa più eclatante, inizia con la modestissima storia di una porta. Se aprite il romanzo, la storia di una porta è il primo capitolo, cioè inizia proprio, inizia di lato, guarda soltanto d'intralice quello che poi sarà l'oggetto del suo raccontare. E per Calvino è esattamente così. Ora, il saggio è diviso più o meno, si occupa di molte cose, appunto, dell'autore, della funzione autore, che ovviamente è stratificata, dovete fidarvi di me perché non posso andare addentro a questo. Si occupa di lettura, si occupa delle stratificazioni multidimensionali tra soggettività e finzionalità, e poi, alla fine, del personaggio, che è un dispositivo, dice Calvino, per collegare livelli di realtà diversi, per farli esistere, e cita Don Chisciotte. E dice, la cosa interessante di Don Chisciotte, in realtà, sta nel fatto che ci sono due livelli, due mondi, due linguaggi che parlano, due lingue diverse, e che creano una nuova strana dimensione, Borges, la strana materia di cui è fatto, in cui esiste, concretamente, Don Chisciotte. Una dimensione per quel testo letterario, il meraviglioso cavalleresco, l'altra è il comico picaresco. Nella fusione esiste Don Chisciotte. Nel Novecento, in quello che poi è
ha iniziato una rivoluzione, non lo so perché non è questo il luogo per cui parlarne, però si è iniziati a riflettere in maniera sistematica su questo. Un autore che lavora su questa nuova dimensione sistematicamente ci ambienta tutti i suoi racconti, è Kafka, ad esempio. Quando nel processo, nella stanza della signorina Bunster, non so pronunciarlo correttamente, Joseph K. viene portato, viene arrestato in casa sua, viene poi portato nella camera di un affittuario della casa, e questa camera, che è una camera a pigione, quindi una camera da letto normale, da tutte addirittura le fotografie di signorina, i suoi effetti personali, così, ha al centro un tavolino da notte. Gli investigatori, anzi i poliziotti, c'è cioè un investigatore che lo aspetta, prendono questo tavolino, lo svuotano di tutto quello che aveva sopra e lo trasformano in tavolo dell'interrogatorio. Ecco, in questa trasformazione, in questo luogo intermedio in cui il processo crea una sua realtà, poi casa, elementi domestici, un'altra realtà, in questa congiunzione, che è quella della metafora a proposito del linguaggio simmetrico, esiste la realtà del processo di Kafka. Quindi Kafka è uno che non ha inventato, ma ha sicuramente capito questo mistero. E allora perché è così decisivo che Calvino parli di una nuova dimensione in cui mente e ambiente, spazio, spazialità, si fondono? Perché in effetti la spazialità, che è una spazialità della mente, anche una spazialità empirica, referenziale, sono continuamente al centro degli interessi di Calvino. Idealmente dentro di me, ma non ho detto nessuno, questo intervento si intitolerebbe lo spazio della mente, o lo spazio della psiche, o la geografia della mente. E forse il testo letterario, perché mi spiace concludere solo sulla saggistica, su un testo letterario che finora non è stato citato, quindi sono stato solo fortunato, semplicemente, non è che sia una gran genialata, perché è un testo molto famoso, è Marco Baldo, in cui questa dinamica tra due linguaggi e due mondi, che sono il mondo della fiaba, evidentemente, però dall'altro il realismo. Senza realismo non ci sarebbe lo straniamento del personaggio fiabesco di Marco Baldo, e quindi è ovvio che Marco Baldo è quell'elemento di straniamento che da Sloski in avanti riconosciamo in Una teoria della prosa. E ora, mentre rileggevo Marco Baldo, mi ha colpito molto l'inizio della quarta fiaba, che vi cito perché c'è qualcosa di strano su cui, diciamo così, vi lascio. Quel mattino lo svegliò Marco Baldo il silenzio. Marco Baldo si tirò su dal letto col senso di qualcosa di strano nell'aria. Non capiva che ora era. La luce tra le stecche delle persiane era diversa da quella di tutte le ore del giorno e della notte. Aperse la finestra. La città non c'era più. Era stata sostituita da un foglio bianco. Aguzzando lo sguardo, distinse in mezzo al bianco alcune linee quasi cancellate che corrispondevano a quelle della vista abituale, le finestre, i tetti, i lampioni, l'intorno, ma perdute sotto tutta la neve che c'era calata sopra nella notte. Bellissimo. Per ora, se non conoscessimo, per ipotesi, Calvino, Marco Baldo, questo è un racconto perfettamente realistico, con una scrittura un po' fiabesca, quel mattino, eccetera, eccetera. Ecco la rottura di questo spazio intermedio. Diciamo straniamento, con Calvino purtroppo dobbiamo dire, per questo è un autore difficilissimo, non esattamente. La neve, gridò Marco Baldo alla moglie, la neve era caduta sui rumori, anzi, sulla possibilità stessa di fare rumore. I suoni in uno spazio imbottito non vibravano. Questo è il primo capitolo, la prima fiaba, è la quarta, di Marco Baldo, in cui lo straniamento è distrutto. Perché questo? Perché finora abbiamo letto di Marco Baldo che lui l'elemento straniante porta una prospettiva diversa, se volete fiabesca, se volete pazza, quindi coltiva i funghi negli sparti traffico, oppure dorme su una panchina perché vuole andare a dormire in campeggio e non ha soldi, e quindi la realtà somiglia alla nostra, alle leggi di realtà famose, e Marco Baldo è l'elemento straniante. Questa è invece il primo caso in cui la realtà funziona e non funziona come la nostra, è logica e illogica, divorano e non divorano, perché tutta la rappresentazione della realtà che diventa fiabesca, sì, iperbolica, figura qui è l'iperbole, è ovvio, la neve attutisce i rumori, ma qui, un po' come nel Rabelais con la storia delle parole che si ghiacciano, qui non ci sono più rumori, Marco Baldo parla e la lingua non fa rumore perché i suoni non vibrano, è muto.
E qui noi accettiamo quella follia del divorano e non divorano contemporaneamente, che Calvino conosce benissimo e che la letteratura, quando si va nel nervo più profondo, nella carta di carne scoperta, ci racconta continuamente, non temi quindi ma strutture. Ecco un contributo, secondo me, importante di quello di Calvino, e che effettivamente lo rende un autore, lo dicevo a Laura all'inizio, mio malgrado, perché studio molto Gadda, che quest'anno ha stravinto negli anniversari. C'è Fenoglio, c'è Gadda, c'è addirittura Manzoni, però ragazzi, onestamente, se dobbiamo misurare gli anniversari, gli eventi, la qualità e il dibattito, poi io sono dentro di me comunque luperiniano, cioè il fatto che nel dibattito il dibattito sia sempre al centro effettivamente del canone, ci dice che Calvino parla ancora di questa nostra realtà. Grazie. Parole dall'ottavo capitolo di Cielo notte di inverno viaggiatore, quindi sentiamo ancora. Come scriverei bene se non ci fossi? Se tra il foglio bianco e il ribollire delle parole e delle storie che prendono forma e svaniscono, senza che nessuno le scriva, non si mettesse di mezzo quello scomodo diaframma che è la mia persona. Lo stile, il gusto, la filosofia personale, la soggettività, la formazione culturale, l'esperienza vissuta, la psicologia, il talento, i trucchi del mestiere. Tutti elementi che fanno sì che ciò che scrivo sia riconoscibile come mio, mi sembrano una gabbia che limita le mie possibilità. Se fossi solo una mano mozza che impugna la penna e scrive, chi muoverebbe questa mano? La folla anonima? Lo spirito dei tempi, l'inconscio collettivo, non so. Ma non è per poter essere il portavoce di qualcosa di definibile che vorrei annullare me stesso. Solo per trasmettere lo scrivibile che attende d'essere scritto, il narrabile che nessuno racconta. Un po' di silenzio, perché effettivamente questo che nessuno racconta ci lascia, avremmo bisogno di un po' di silenzio per meditare sulla ricchezza di questo incontro. Permettetemi veramente di fare un applauso a Gianni Garco, perché è stata un'occasione splendida quella di poter cercare Calvino. E naturalmente grazie a tutti i relatori e a tutti i presenti. E non c'è più tempo, vi dico soltanto che mi limito a dare l'informazione che mercoledì 31 alle 17 sempre in quest'aula proseguiamo con un incontro dedicato al cinema. E invece concludiamo a giugno con un incontro dedicato all'editoria che si svolgerà a Milano al Laboratorio Formentini. Allora, per il cinema interverranno Giulio Ciancamella, Andrea Minuz, Emiliano Morreale, e invece nell'incontro milanese sull'editoria Bruno Falcetto, Alberto Cadioli e Antonio Franchini. Insomma, solo un'informazione, grazie, ma qui mi pare che dobbiamo fare un altro incontro per riprendere un po' tutti i fili che si sono allacciati. Grazie a tutti. Grazie a voi.